Ciao a tutti amici e amiche delle Catanzaro, siamo qui stamattina in compagnia del mio amico Benny per rispondere a alcune domande relative alle prime 5 giornate di campionato e un po' a quello che ci aspettiamo dalle nostre carriere o comunque la mia ormai bella finita, quindi più che altro facciamo quella di Benny e niente, iniziamo con la prima domanda. Ti dico Benny, secondo te dopo 5 giornate, viste anche le altre partite, qual è la squadra che può vincere questo campionato? Ma penso che la squadra che può vincere questo campionato è il Catanzaro perché siamo attrezzati per fare bene. Ora diciamo che è giusto tenerci calmi e tranquilli, però penso che abbiamo tutti i mezzi per provare a vincere. Bene, ne hai una per me? Sì, io ti chiedo se hai un sogno nel cassetto da realizzare per la tua carriera. Come ho anticipato prima, quasi siamo agli sgoccioli, però niente, di appunto come hai anticipato tu, il sogno, quello più realistico potrebbe essere quello, visto che non ho ne ho avuto nella mia carriera questa soddisfazione ancora, di poter vincere finalmente un campionato e farlo qui a Catanzaro. Cambiamo un po' genere perché già dopo due domande sennò i nostri ascoltatori si stufano. Nella tua carriera comunque qual è il giocatore più forte o comunque che hai marcato e ha avuto la fortuna di poter incontrare? Forse ho avuto qualche compagno di squadra, magari, che adesso avversario non mi viene in mente. Però ho giocato con qualche giocatore bravo, per esempio con Goretti, che ha giocato anche in Serie A, con Catacchini. Taglia. Quindi ecco, adesso non mi viene in mente proprio un giocatore che ho marcato contro cui ho giocato contro, che magari mi aveva impressionato particolarmente. E forse tu puoi dirmi un giocatore che hai marcato, essendo un difensore, magari... ti ricordi qualcuno che ti abbia impressionato particolarmente? Visto che ne ho trovati, oltre che mi hanno impressionato, che molte volte mi hanno fatto anche girare la testa, quello forse più bravo che ho trovato, che adesso è un po' sparito dal panorama calcistico, è Savio, ex Brescia, che è giocatore delle West Ham, non so ancora se giochi lì, ma è quello. Può darsi che dico lui, ne ho incontrati altri, ma dico lui perché probabilmente ho dovuto abusare di Aulin dopo la partita con lui, quindi probabilmente lui. Allora dimmi a questo punto anche qual è un po' il tuo idolo calcistico, qual è stato un simbolo per te che magari hai seguito con particolare attenzione o con particolare affetto. Ma è ovvio che quando si parla di idoli calcistici uno magari si riferisce sempre a un giocatore che fa il tuo stesso ruolo, però io in quel senso sì, sono tanti che guardo per migliorarmi, ma il giocatore che ricordo più volentieri, perché per la squadra in cui ha giocato e perché comunque era un giocatore che piaceva sia a me che a mio padre, è Boxic, che è un giocatore che mi è sempre piaciuto per lo stile che aveva in campo, per la prestanza fisica, per il giocatore che era. E invece il tuo di idolo calcistico?
Più che un idolo, alcuni giocatori magari ho guardato con più attenzione, come Baggio, come Del Piero, mi piaceva parecchio anche Boban, adesso ancora Pirlo, cioè, giocatori che avevano delle giocate in più, anche Zidane, ce ne sono tanti, comunque si vedeva che avevano una classe superiore rispetto alla media generale, ecco. E infine, per chiudere, il tuo sogno, che può essere ricorrente oppure quello che speri succeda, comunque il tuo sogno nel cassetto? Quello forse più realizzabile sarebbe riuscire a salire di categoria, a fare qualche campionato in Serie B, poi chissà. E spero magari di poterlo fare anche qua, perché i presupposti ci sono, magari con l'annata travolgente posso riuscire a realizzare questo sogno. Siamo arrivati ai saluti, facciamo un saluto particolare alla web TV ufficiale del Catanzaro e speriamo che i tifosi continuino a sostenerci e vengano numerosi allo stadio per cercare di realizzare un sogno. Grazie a tutti di nuovo, speriamo che l'intervista vi sia piaciuta e forza Catanzaro!